Posso confermare l'elevata efficienza dei colloqui con il presidente cinese. Le relazioni tra Russia e Cina sono un esempio di come gli stati del mondo dovrebbero cooperare. Propongo un brindisi alla salute del nostro amico, il caro presidente Xi Jinping, per l'approfondimento del partenariato globale, per la prosperità e il benessere di entrambi i popoli nella strategia della cooperazione. Sono grato al Giappone per essere parte della maggioranza mondiale nella sua disponibilità a cooperare con noi per l'attuazione dei punti della nostra formula di pace, formula che ho presentato al vertice indonesiano del G20 lo scorso autunno, l'unico piano realistico per fermare l'aggressione russa. Per raccontare agli italiani che se non fornissimo le armi all'Ucraina si potrebbero aumentare le pensioni o si potrebbero tagliare le tasse è una menzogna che intendo chiamare con il suo nome. L'Italia sta inviando all'Ucraina materiali e componenti già in suo possesso, che per fortuna noi non abbiamo necessità di utilizzare e che inviamo agli ucraini anche per prevenire la possibilità di doverli un giorno utilizzare noi. Condividendo pienamente la linea del governo, abbiamo solo esclusivamente messo in evidenza una preoccupazione che ovviamente c'è, ossia che questa guerra non finisca e che più si va avanti e più ci sia un rischio di escalation. Siamo solo preoccupati di questo utilizzo di armi sempre più potenti. Sulle armi la posizione del Partito Democratico rimane quella che abbiamo sostenuto nei mesi passati: diritto dell'Ucraina ad autodifendersi, necessità per l'Europa di svolgere un ruolo maggiore per lavorare per il cessate il fuoco e per un'architettura nuova di sicurezza in Europa, costruire l'unità di tutte le forze di opposizione, compreso il Movimento 5 Stelle, sui temi concreti per il governo del paese. Ma il problema non è il nostro rapporto col PD, si rompe nulla perché la posizione del PD è stata sempre questa all'inizio, di grande convinzione per quanto riguarda questa strategia militare che sta perseguendo un escalation militare. Ho sentito dire che io andrei in Europa a prendere ordini. Guardi, questo lo vedranno i fatti, però una cosa gliela dico, non mi vedrà mai. Perché io preferisco piuttosto dimettermi, presentarmi al cospetto di un mio omologo europeo, con i toni con i quali Giuseppe Conte andò al cospetto di Angela Merkel, a dirle che il Movimento 5 Stelle erano ragazzi che avevano paura di scendere nei consensi, ma alla fine avrebbero fatto quello che loro chiedevano. Preferisco dimettermi che rappresentare una nazione del genere. Grazie. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, un intervento, come avete sentito, quello di Giorgia Meloni ieri in Senato, l'intervento consueto in vista di un vertice europeo, ci sarà domani il Consiglio europeo, domani e dopodomani, un intervento dove si è parlato molto ovviamente della questione dell'Ucraina, dell'invio di armi a Kiev, ma anche della questione dei migranti, cioè Giorgia Meloni è in pressing su questo tema nei confronti dell'Europa. Ieri ha avuto anche una telefonata con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, anche se nel vertice europeo la questione, diciamo, è marginale rispetto agli altri temi. Stamattina la Premier replicherà alla Camera, possiamo vedere le immagini in diretta dalla Camera dove c'è il dibattito, no? E poi ci sarà un voto, sentiremo poi la replica della Premier. Per quanto riguarda la guerra, oggi termina la missione del leader cinese Xi Jinping in Russia, a Mosca. Sapete che c'è stata, insomma, un'apertura positiva di Putin al piano di pace, alle proposte di pace cinesi, ma Putin ha detto che è l'Occidente che non vuole la pace. La verità è che Russia e Cina hanno rinnovato i rapporti di cooperazione economica e soprattutto vogliono disegnare un nuovo ordine mondiale per porsi in netta alternativa rispetto a Stati Uniti e Europa dal punto di vista soprattutto economico. Quindi vedremo anche gli sviluppi, si è attesa una telefonata tra Xi Jinping e per esempio Zelensky, ma al momento di questa telefonata, di questo colloquio non v'è traccia. Poi c'è una notizia che, insomma, ha molto spaventato, l'annuncio da parte di Londra che il Regno Unito potrebbe fornire munizioni con uranio impoverito a Kiev. Mosca ha subito replicato dicendo se così fosse la guerra nucleare è più vicina. Questo, diciamo,
e lo sfondo su cui ci muoviamo, su cui si muove la politica anche italiana, e oggi è anche la giornata mondiale dell'acqua con le Nazioni Unite che lanciano l'ennesimo allarme: è la risorsa più importante per il pianeta e se ne fa un uso, un consumo vampirico, dicono le Nazioni Unite. Insomma, molto di cui parlare. Bentornata Claudia Fusani da Riformista. Ciao Claudia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te, saluto Ara Borselli di Libero. Buongiorno. Ciao, bentornata. Grazie. Per la maggioranza è con noi l'onorevole Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Collegato con noi c'è l'onorevole Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle. Bentornato. Buongiorno. Ecco, è non solo era un modo per salutarla, ma per sentire l'audio e il video, vedere insomma come andava il collegamento. Buongiorno, mi sente bene? Bene, bene, per il momento sì, speriamo che così sia durante tutta la trasmissione. Nell'ultima parte parleremo anche di un grande appuntamento che riguarda l'economia italiana, è un settore molto importante quello del vino, perché è imminente l'apertura di Vinitaly a Verona e ne parleremo con l'amministratore delegato di Verona Fiere. Claudia, tu oggi su Riformista racconti di quella che è stata la giornata ieri in Senato di Giorgia Meloni, delle risoluzioni approvate, e scrivi, insomma, senza mezzi termini, che c'è la Lega che si mette di traverso. In che senso? Beh, nel senso che l'intervento del capogruppo Romeo ieri è stato qualcosa che ci ha lasciato basiti tutti, perché sembrava che stesse parlando uno del Movimento 5 Stelle oppure della sinistra estrema, tanto è stato duro. Dopodiché sappiamo che c'era stata una bozza di risoluzione. Voi sapete che alla conclusione di queste informative c'è sempre un voto su un documento. La maggioranza ha votato un suo documento, quindi tutti d'accordo, i quattro partiti che compongono la maggioranza. Però sappiamo che la Lega aveva presentato un documento in alcune parti molto diverse, soprattutto nelle parti che riguardano appunto l'Ucraina, e con toni e con parole che ricalcano pari pari il messaggio che ha voluto dare ieri in questo intervento il capogruppo. Poi hanno trovato un accordo, la cosa è stata però... Cioè, nel senso che questo intervento di ieri è stato molto forte, molto diverso rispetto ai toni che dovevano essere previsti. La Presidente del Consiglio, insomma, noi eravamo su in tribuna a guardare, era abbastanza colpita da quello che stava sentendo. Non c'erano ministri della Lega seduti in quel momento al banco del governo. È arrivato un sottosegretario. È una sorta di presa ostellare. Di distanza. Una presa, dici? Di distanza. D'altra parte, io penso che in effetti la Premier andrà a Bruxelles in questi giorni, cioè domani, e già probabilmente ieri ne ha parlato con la Presidente della Commissione, dicendo: guardate, datemi una mano sull'immigrazione, perché per me diventa sempre più difficile tenere l'opinione pubblica e la mia maggioranza. Non è più soltanto Forza Italia con Berlusconi, che quando ha detto queste cose il voto, mentre volte, si votava, no? Mise quasi in imbarazzo la Premier, appunto, no? Che sarebbe andata a Kiev, mi pare, che andava ed a Kiev. È sempre stato un po' trattato come dire: vabbè, è un anziano leader che dice quello che pensa. Adesso parliamo della Lega, parliamo del capogruppo della Lega, quindi uomo fedelissimo di Salvini. Salvini ieri non era in aula, quindi c'è un problema che è anche legittimo che ci sia, nel senso, c'è un'opinione pubblica che è difficile da tenere su questa posizione. Sì, quella è la grande scommessa, insomma, di tutti i paesi che, però, diciamo, formano il blocco cosiddetto occidentale. Voglio chiedere a Borselli se c'è questo cuneo, diciamo, di cui parla Claudia Fusani. Allora, la maggioranza non ha mai fatto mistero fin dall'inizio di avere tre anime totalmente diverse all'interno, quindi distinte, ma poi tre anime che remano nella stessa direzione, perché poi alla fine la sostanza è stato firmato. Sì, poi è chiaro che la Lega, rispetto al discorso della guerra, non ha mai fatto mistero della sua posizione, definiamola tra virgolette preoccupata, cioè nel senso non ha tutto questo favore a avere questo interventismo. È chiaro che però si piega a quella che è, piega, diciamo, in senso relativo, una volontà di maggioranza, non facendo mistero, però non tradendo quella che è il suo principio. La Lega da sempre ha detto: per noi andare a continuare a fornire delle armi
è una, sì, una narrazione che può portare a una sorta di escalation. Lega, che preoccupa. Accusata la da più parti di essere ancora filorussa in qualche modo. Al partito di Putin. No, però ma posso, quello, allora, vabbè, ma quello non è mai stato né smentito. No, né voglio però fare una domanda supplementare alla Borselli. Cioè, benissimo, questo è quello che è successo, tu l'hai spiegato dal tuo punto di vista. E però la guerra... per il momento continua ai noi, certo, lo dico diciamo interpretando il pensiero di tutti, e se ovviamente l'aiuto occidentale, come appare, no, continuerà nei confronti dell'Ucraina, poi lì bisognerà vedere quanto terranno le opinioni pubbliche dei vari paesi. Esatto. Ma è chiaro l'opinione pubblica, ma se noi vediamo anche in Italia, ad esempio, beh, c'è stato un cambio di opinioni pubbliche enorme, cioè nel senso gli italiani adesso sono distantissimi da questa guerra, ma per un motivo fondamentale, distanti nel senso che stanno, la Meloni ha un approccio che da un punto di vista italiano è totalmente impopolare, perché oggi l'italiano vede, un esempio su tutti, il prezzo del gas, cioè diciamo il termine, l'emergenza bollette viene meno, ed era quello che un pochino adesso andava ad avvicinare. Il prezzo lo vedeva, del gas, esattamente, sì, è un po' nelle pre-guerra. Bollette, no, ancora non si è sentito l'effetto l'opinione sulle bollette, però. Esatto, però sì, comunque si sta tendenzialmente, ed era quello che teneva l'opinione pubblica vicino, no, a questo conflitto, voleva controllare questa guerra. In Italia c'è una paura sostanziale, cioè la posizione è più quella del tipo fermiamoci, perché se noi continuiamo ad armare e continuiamo a portarla avanti questa guerra, anche con le minacce, velate o meno, insomma, di Putin che ti dice rischiamo un nucleare, le persone hanno tendenzialmente paura. No, cioè, no, ma quindi, tutti i sondaggi ce l'hanno mostrato. Sì, ma la posizione della Meloni... Se noi aspettiamo di mandare armi cambia qualcosa, signori, cioè è una questione di dignità e di posizionamento, sì, sì, internazionale. Sì, di democrazia, posso noi però... siamo nell'Alleanza Atlantica, siamo nell'Europa, ma certo, appunto, riguarda stop. Anche il posizionamento del nostro paese. Possiamo essere sempre il paese che ondeggia, ma non è, capito? Ma sì, perché la Meloni abbia la posizione chiara dall'inizio. Posso, infatti, ecco, cioè, la Meloni posso, non ha mai siccome avuto avete nominato la Presidente del Consiglio, infatti, e l'onorevole Lopertido, esponente importante di Fratelli d'Italia, voglio sapere se lei ha qualche timore di una maggioranza che deve reggere però rispetto a questa posizione. Io credo che il terrore della guerra coinvolga ognuno di noi. Ogni volta che si vota per invio di armi o supporto dell'esercito ucraino contro l'invasione russa, tutti temiamo il fatto che si possa arrivare a un'escalation. Però c'è una cosa fondamentale da tutelare, ed è su questo che Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è sempre stato lineare. Noi siamo per coloro i quali si battono per la democrazia, la libertà, la sovranità del popolo ucraino. E su questo Giorgia Meloni, diciamo, non ha avuto tentennamenti. Questa linea politica di Fratelli d'Italia e del centrodestra non è mai stata messa in discussione. E su questo noi continuiamo ad andare avanti. Ma questi scricchiolini la preoccupano un po' all'interno della maggioranza? Ma io credo che sia normale. Anche io stesso, quando dico, insomma, dobbiamo aiutare l'esercito ucraino, è chiaro che non lo facciamo a cuor leggero, ma c'è un bene superiore da tutelare. E quindi è normale che poi ci sia il terrore dell'escalation. Questo coinvolge ognuno di noi, assolutamente. Allora, vado in pubblicità, riparto con Gubitosa, perché noi sappiamo che il Movimento 5 Stelle ha una posizione, insomma, molto diversa. Quindi riparto da lui dopo la pubblicità. Allora, non posso mantenere la promessa di collegarmi con l'onorevole Gubitosa perché abbiamo qualche problema in noi in questo collegamento. Vi porto però nell'aula di Montecitorio, dove sta parlando per la Lega l'onorevole Stefano Candiani. Visto quello che abbiamo detto, sentiamolo non per un po'. Non è quel no detto da cattivi, ma è il no educativo, per indicare che se qualcosa non funziona va raddrizzato. E noi abbiamo il dovere, come paese trainante all'interno dell'Unione Europea, di fare la nostra parte e, se serve, di raddrizzare la direzione, se la direzione porta la nave ad andare fuori rotta o addirittura a finire sugli scogli. Ecco, come avete sentito, l'intervento è sul tema dei migranti, no? Dove c'è ancora grande, diciamo, incertezza su quello che poi, al di là degli annunci ufficiali e delle promesse, farà l'Europa. Dicevamo, è stato un po' derubricato rispetto al vertice che ci sarà, dove in primo piano c'è ancora l'Ucraina, ma ci sarà anche tutta la questione, adesso ci arriviamo, che riguarda le banche. Zelensky, a proposito della missione di
Xi Jinping a Mosca ha detto: parliamo di pace, ma di che stiamo parlando? Stanotte raid criminali con droni iraniani, è stata un'altra, insomma, notte di terrore, dice Zelensky. Allora, speravamo di cogliere dall'intervento dell'esponente della Lega magari qualcosa sull'Ucraina, ma insomma mi pare stia parlando di altro. Candiano, però sono toni, sono toni che stanno attenti a mettere in evidenza tutte le differenze che ci sono. Allora, in questo momento nella maggioranza, al di là delle questioni di principio importantissime, c'è anche una battaglia poderosa e ponderosa sulle nomine. Attenzione. Quindi ci sono, vabbè, anche, sono temi, ci sono anche che molte si tensioni, sì. Ci sono anche molte tensioni. Quindi un'occasione come questa può diventare l'occasione per mandare messaggi al proprio compagno di banco, insomma. Però qui, a furia di mandare messaggi per tante questioni che si intrecciano, ne dico un'altra. Ma infatti io ieri ho scritto stamani, scusami, la cabina di regia, no, che riguarda l'emergenza siccità, sì. E il governo ha deciso di nominare fino alla fine di quest'anno un commissario. Sembra che il fatto che sia a tempo questo commissario sembra sia frutto di un compromesso nella maggioranza, perché Salvini, che ha, diciamo, la delega principale per il ruolo di capo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture che riveste, insomma, non vuole che si entri in un suo terreno, e ci quindi c'è stato un compromesso. C'è un nuovo voto, perché non ne per parlano dire, in tutto pochi, è frutto ma... di questo equilibrio. Volevo sentire. C'è una questione che forse dovrebbe intimorire un po' coloro i quali stanno. Lei ha appena citato il fatto che ci siano stati dei droni iraniani, sì, che hanno attaccato in Ucraina. Da un lato, quindi, c'è un'alleanza che è un po' pericolosa, onestamente, di Russia, Iran. Russia e Iran, che insomma non sono ai vertici delle classifiche della democrazia, e dall'altra parte c'è l'Occidente e la libertà. Quindi noi dobbiamo essere compatti da questa parte. Quindi è questo, quando Zelensky dice: ma di che pace stiamo parlando se continuate a bombardarci? Noi dobbiamo essere veramente compatti, e su questo poi chiaro che... Lo deve dire a Salvini però, non a noi. Ma guardi, lei, e io l'apprezzo molto per la sua professionalità, ed è chiaro che deve cercare un po' di andare a individuare il retroscena, il fatto che vabbè, dentro... Questo, giustamente, c'è dentro... ognuno può fare il proprio mestiere. Però no? Dico, anche sulla questione del poi andare a valutare il fatto che c'è la cabina di regia per il contrasto alla siccità, io credo che sia normalissimo che ci sia un commissario, perché il tema non è soltanto ambiente, il tema non è soltanto infrastrutture, il tema non è soltanto l'agricoltura. Ma certo, incrocia tutta una serie. Quindi ma è chiaro che ci deve essere una cabina di regia. Sì. Perché... No, a me mi verrebbe da dire, forse in maniera un po' facilona, un po' populista forse, che la maggior parte degli italiani che vogliono vedere risolti i propri problemi, quando sentono dire... Quello che tu sottolineavi giustamente, perché ci sono le nomine, perché c'è questo e c'è quest'altro, cioè verrebbe da dire, piuttosto che sistemare le vostre cose legittime, cercate di risolvere i problemi. Il problema principale, questo mi verrebbe da dire. Il problema principale su questo tema, l'ha detto anche il ministro Lollobrigida, è che se tanti soldi del PNRR sono stati anche in questo momento bloccati, è proprio perché... c'è un eccesso di numero di enti che devono gestire tutto ciò che ha a che fare, sì, con la tutela. Sì, sono una marea di enti. Ecco, allora la necessità di avere un commissario. Guardi, io sono stato assessore della protezione civile del mio comune, un comune che ogni anno ha delle problematiche legate all'acqua. Qual è il comune, così Pordenone. Diciamo? Ecco, Pordenone, che è una città importante. Una città importante. Che va al voto, perché il Friuli va a votare. Come regionali, andiamo al voto. Che vince la Fedriga, no? Diciamo che abbiamo ben amministrato, abbiamo ben governato, come ogni volta che il centrodestra unita governa. L'abbiamo fatto in tante realtà, in Friuli Venezia Giulia tra tutto, dove governiamo anche i quattro comuni capoluogo. Tornando al discorso della protezione civile, è un problema che ha a che fare con l'ambiente, la gestione delle acque, i bacini idrici, quindi è chiaro che è necessario un'azione di squadra dove una cabina di regia intervenga per, da un lato, razionalizzare l'utilizzo delle acque, dall'altro prevenire i disastri che il maltempo sta facendo sempre più spesso anche nel nostro paese, e tutelare quel bene primario che abbiamo, l'agricoltura del nostro paese. È evidente che questa emergenza non è, come dire, da attribuire al governo che c'è, no? Certo. Cioè,
sono problemi che si sono stratificati in decenni in questo paese. Io avevo i calzoni corti e già sentivo parlare di acquedotti colabrodo, tanto esatto. Per capirci. Quindi benissimo, speriamo che appunto adesso ci sia un'azione forte. Credo che la prossima settimana ci sarà un decreto, decreto acqua, non so come si chiamerà, in Consiglio dei Ministri, e speriamo che questo, col commissariamento e con una serie di azioni che vanno fatte, possa portare almeno a tentare di fronteggiare questa emergenza. Assolutamente, no? Sì, mi consenta di aggiungere anche che un tema, se vogliamo, anche di istruzione, perché anche in Italia, anche nel nord Italia, la pianura padana, Friuli Venezia Giulia, tutte le regioni che fino adesso hanno avuto l'acqua senza problemi, capire che l'acqua è un bene prezioso e che bisogna usare con parsimonia. Allora, visto che abbiamo introdotto questo argomento, in attesa dell'opposizione, cioè dell'onorevole Gubitosa, a proposito della digitalizzazione delle coperture dei segnali in Italia, c'è un problema di rete. Credo che neanche questo sia colpa del governo Meloni. Credo che neanche questo sia colpa del governo. Ma io lo dico, cioè questo paese deve ancora fare molte cose a proposito di riforme, di infrastrutture materiali e immateriali. Voglio proporvi una cosa che riguarda appunto la questione emergenza siccità, crisi idrica e via dicendo. Facciamo un altro passaggio però alla Camera, sentiamo Candiani ancora. Nell'energia o che sia nella disponibilità delle materie prime. Tutto ciò ovviamente necessita di presa di coscienza. Green. C'è una questione legata anche all'etica. All'etica nella politica. Vede, Presidente, noi ieri qui abbiamo affrontato il tema Qatargate con delle mozioni approvate. Allora, facciamo così. Intanto vi do una notizia. Sottolineava prima Claudia Fusani che ieri in Senato non c'erano ministri leghisti. Alla Camera non c'è nessun ministro della Lega, anche oggi, sul allora, banco non può essere un caso, del no? Governo. Dice che accanto alla Premier c'è soltanto il Vice Premier e Ministro degli Esteri Tajani. Non c'è, diciamo, l'altro Vice Premier che è Salvini. Insomma, non ci sono esponenti leghisti. Adesso cercheremo di capire perché, senza farne un giallo, ma insomma anche oggi si ripete quello che è successo ieri in Senato. A proposito di acqua, si sta molto parlando di desalinizzatori, sì, no? L'ha detto, sì, allora noi abbiamo Zaia intervistato un economista, che è un esperto, che ha una società che ha, diciamo, cercato di capire perché in Italia, mentre in altri paesi è molto sviluppata questa tecnica, perché in Italia ci sono problemi a metterli. Vediamo. Fare i conti con la siccità significa guardare al mare da un punto di vista diverso, acqua da rendere potabile. Noi abbiamo una risorsa che ormai non dobbiamo più guardare distrattamente, che è quella del mare. Capire il bilancio energetico quanto ci costerà, perché trasformare l'acqua salata in acqua dolce comunque ha un impiego di energia, ma se riusciamo anche con le fonti rinnovabili mettere in piedi un sistema che ci porta a un'economia circolare, direi perché no. Da Israele all'Australia, ma anche in Spagna, la desalinizzazione dell'acqua è una realtà. In Italia i desalinizzatori coprono soltanto lo 0,1% del fabbisogno idrico e in alcune zone si preferiscono altri sistemi. In alcune aree, come ad esempio le isole minori, il sistema italiano sovvenziona ancora sistemi antiquati, come il caso delle bettoline, cioè del rifornimento con navi cisterne di queste isole, che non è efficiente né da un punto di vista economico né da un punto di vista ambientale. In Italia i desalinizzatori incontrano una serie di ostacoli che sono di tipo generale rispetto alle difficoltà di realizzazione di grandi infrastrutture, cioè sia burocratici e autorizzativi che da un punto di vista delle opposizioni sociali ambientaliste, e ostacoli più specifici che sono legati al fatto che non esiste una politica di supporto a queste infrastrutture. Da un punto di vista ambientale i timori sono legati allo scarico in mare della cosiddetta salamoia, cioè quello che rimane una volta che l'acqua è stata desalinizzata, e poi ci sono i costi energetici. Ovviamente dipende dal tipo di tecnologia. Le ultime tecnologie a osmosi inversa hanno ridotto notevolmente il consumo di energia e soprattutto oggi sono in grado di lavorare con energie
rinnovabili. Diciamo che a seconda delle tecnologie parliamo di un consumo di circa di energia elettrica di circa 4 kWh per metro cubo di acqua prodotta. Ecco, tanto per cambiare la burocrazia. Esatto, perché il problema fondamentale poi è quello da sempre, perché se non si capisce una volta per tutte che andando a... dobbiamo risolvere quello di problema, perché noi possiamo mettere in campo le migliori idee, qualunque cosa, ma se tu hai un sistema che te le blocca in partenza, che ti allunga dei tempi in quelle... Oggi c'è un'emergenza, cioè un paese che corre è quello che di fronte a un'emergenza ha la prontezza di poterla risolvere senza avere nulla che la incancrenisce. Oggi la burocrazia, cioè, è quella che frena, ma su, in qualunque settore, è lì che bisogna andare ad agire, perché sennò siamo un governo politico con ampia maggioranza saprà togliere i problemi della burocrazia. La burocrazia però spesso, quello, scusate, che non sono, diciamo, riusciti no, a fare diventa un alibi, certo. Diventa un alibi perché nella burocrazia si nasconde il consenso, attenzione, e si crea il consenso. Posso fare però un piccolo passo avanti, fatemi fare. Il ministro per le politiche del mare e la protezione civile, che è Nello Musumeci, oggi parla in un'ampia intervista al Sole 24 Ore della questione idrica e dice che bisogna semplificare per accelerare, questo è il nostro obiettivo. Penso per esempio, ecco, lui va, cita una delle questioni poi inerenti, molto tecniche, penso per esempio alle norme per lo svuotamento delle dighe per liberarle di fanghi, detriti e sabbie. Bisogna estrarre i sedimenti che per fortuna, e questo è il passaggio, diciamo, burocratico, bisogna estrarre i sedimenti che per fortuna non sono più considerati rifiuti, perché questo avrebbe quindi burocraticamente creato un altro problema, e procedere alla loro caratterizzazione per essere certi che non si tratta di materiale pericoloso. E poi parla dei gestori, chi gestisce, diciamo, l'acqua in Italia, come sempre ce ne sono una marea, sono parcellizzati, anche lì bisogna perché mettere sono nomine ordine, ed è consenso. Che sono nomine che è consenso. E quindi allora, il voto poi passa da lì. Ma io la vedrei anche in altro modo, mi permetto di dirlo, no, da amministratore. Sì. Noi abbiamo delle dighe che in questo momento lavorano ormai al 60% delle potenzialità, perché ormai sono piene di detriti. Sì. Andare nelle montagne con i camion per togliere i detriti è un problema di carattere ambientale. Certo. È il nostro un territorio delicato. E quindi anche lì, guardate, la burocrazia è figlia delle tante autorizzazioni che si devono avere. Non è soltanto la norma. Voi siete al governo, adesso fate qualcosa il governo politico, per interrompere questa catena. Il governo politico ci consentirà di poter fare, con una forza dell'autorevolezza politica che deriva dal avere una maggioranza forte, ciò che non hanno potuto fare in questi 10 anni coloro i quali non avevano la forza politica. Era una maggioranza che sulla base di quello che bisognava fare il giorno dopo e basta. Ora invece noi ci impegneremo. Noi, e quindi, siamo qui tutti i giorni, vi seguiamo. È necessario che venga fatto, io credo anche il fatto che sia il ministro della protezione civile come Musumeci, che conosce bene queste tematiche. Essendo stato anche presidente di Regione, quindi, Sicilia. Quindi sa benissimo qual è il problema autorizzativo e siamo fiduciosi e nel dare una mano dal punto di vista politico possiamo essere fiduciosi. Allora, una piccola chiosa, torno dal Montenegro, dalla Serbia, dove ci sono opere, infrastrutture fondamentali che poi riuniranno anche la Serbia e tutto l'Est Europa con le infrastrutture necessarie per avvicinarla all'Europa dal punto di vista ferroviario, autostradale. In 3 anni fanno ciò che noi in 10 anni non siamo neanche in grado di autorizzare. Ma è quello il problema? Non è che quello che quindi ci dice ci conforta, ci scoraggia ancora di più. Ancora... La Serbia non è per una comunque, vabbè. Allora, ancora oggi per Coffee Break, finestra, diciamo, su Montecitorio. Andiamo alla Camera, c'è il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Meloni, anzi dei Verdi, Bonelli. Che la direttiva sull'efficientamento penalizzerà gli italiani. Perché la direttiva, Presidente Meloni, non prevede l'obbligo per le famiglie di ristrutturare, prevede l'obbligo per voi del governo di avviare piani strutturali che prevedano risparmio energetico. Cominciate a dire la verità se ci riuscite. Allora, ovviamente poi ogni esponente politico, al di là del dibattito sul tema generale, poi parla delle cose che gli stanno più a cuore. Peraltro, per quanto riguarda il super bonus...
leggevo poco fa. C'è stata la proroga sulle villette. C'è stata una proroga sulle villette. Sulle mi villette, pare sì, anche. Che se sono. Quelle che insomma hanno iniziato le opere, gli viene consentito di terminarle usufruendo al 100% del superbonus. Sì, anche se su tutta la questione dei crediti incagliati ancora una soluzione non c'è, diciamolo. Abbiamo scoperto che tutta la spesa del superbonus ha portato a un risparmio energetico minimo, perché ha riguardato l'1% delle abitazioni. Sì, ma è stata una... Quindi misura sbagliata. Sì, voglio ricordare che sta la mattinata chi sta intervenendo, coloro i quali parlano di una patrimoniale sulle abitazioni private. Esattamente. Quindi, sì. Da un lato si critica chi ha no, la casa... No, però privata. Scusate, se no sembra un po' schizofrenici. Sui bonus edilizi è stata scoperta, sgominata dalla Guardia di Finanza truffa, la più grande di Avellino truffa, e Napoli, sì. La più grande truffa, 1,7 miliardi milioni. Sì, praticamente, 1,7 miliardi sai cosa facevano, Andrea? Sui bonus edilizi. Cedevano questi crediti, per dire, a persone inesistenti, sì. A persone defunte, abitazioni che non esistevano. Beh, per arrivare a quella cifra deve essere stata una truffa enorme, ben orchestrata, mettiamola enorme, così. Sì. Ecco, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Allora, vado in pubblicità, sperando di recuperare Gubitosa, se ci assiste la tecnologia, mettiamola così, e ripartiamo da un altro tema che è molto sentito, che riguarda da una parte, diciamo, il rialzo dei tassi, che tanto ovviamente condiziona, insomma, si sente nel nostro paese, e la questione della crisi delle banche, quella la crisi no, più recente dire, però, che sta molto preoccupando. Visto che Gubitosa non c'è, bisogna dire che la maggioranza sta così, ma l'opposizione ha vabbè, presentato adesso, quattro quando appare quattro glielo, quattro. Glielo chiediamo, glielo cioè, chiediamo, stai tranquilla bingo, Claudia. Proprio, pubblicità. Sembrerebbe proprio che uno spettro si aggiri sui mercati finanziari. Viaggia in giacca e cravatta, elegantissimo, perfido, ospite di ricchi salotti silenziosi, dove, comunque, lo hanno fatto entrare. Della paura siamo diventati esperti in questi anni, il virus, la guerra, ma il ritorno di quella sulle banche sarebbe terribile. Il tema purtroppo c'è. Se ne parla nella calma apparente dopo la bancarotta della semisconosciuta regina della finanza della Silicon Valley e dopo il salvataggio del conosciutissimo Credit Suisse. Svizzera fa rima con soldi e uno sbotta, se la vedano loro. Il fatto che invece riguarda tutti, visto che i leader europei si metteranno intorno a un tavolo per parlare di aiuti alle banche, cosa che stride un po'. Ci sono milioni di europei in difficoltà, uno gli aiuti magari se li aspetta per loro, e invece ci saranno, nel caso, per le banche. Ma ci state raccontando tutto o no? Che poi quella parola aiuti fa pensare. Quelli di Stato sono osteggiatissimi dai frugali, dai nordici, dai tedeschi, in genere perché riguardano dibattiti su paesi tipo il nostro. A chi dovrebbero servire allora questa volta? Alle banche di chi, per essere così urgente parlarne? La Banca Centrale Europea ha detto che gli istituti continentali sono solidi, ma è pronta a intervenire. Del resto, sono tutti pronti a farlo. Bene. Il governatore Visco ha spiegato che da noi non ci sono problemi di liquidità, ma è possibile un impatto da sviluppi finanziari esterni. Bene due volte. In entrambi i casi c'è un ma che rende l'argomento non tanto accademico. Più che una rassicurazione, sembra un mettere le mani avanti. La verità è che una settimana fa l'Istituto di Francoforte, senza un tentennamento, nonostante le critiche, ha alzato ancora i tassi per, dice, frenare l'inflazione. Ma era già successo tutto. E adesso annuncia che è preparato a immettere liquidità nel sistema, cioè ad aumentarne in pratica l'inflazione. Ora, le banche sono necessarie al sistema, fondamentali, però non si può pensare che se l'inflazione penalizza le persone, i tassi si alzano comunque anche se così le penalizzi due volte. E se invece a rischiare sono le banche, uno dell'inflazione può anche disinteressarsi. La vecchia storia dei due pesi e delle due misure è come certe paure. Le conosciamo fin troppo bene per non averne davvero paura. Allora, con gran dispiacere per Marco Fratini, che è l'autore di questi nostri
servizi, no? Dedicati, sì, soprattutto all'economia. Poco fa Christine Lagarde, cioè insomma la Presidente della Banca Centrale Europea, ha detto due cose. Intanto noi conseguiremo la stabilità dei prezzi e non transigiamo all'impegno a riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. E ha aggiunto, al momento non siamo impegnati a priori ad aumentare ulteriormente i tassi e non abbiamo finito di farlo. Insomma, come dire, sì, ha smentito se stessa di ieri, però, perché lei aveva detto non sono previsti altri aumenti dei però tassi. Però aggiunge che siccome c'è una situazione totale di incertezza, ovviamente bisognerà muoversi. Si lascia aperta. Beh, ma Christine Lagarde è quella che aveva risposto quando hanno detto insomma ci sono i tassi che si alzano, ha detto beh saranno le banche brave a rinegoziare, sì, i mutui, cioè quella che ha dato una risposta del genere. Oggi, al di là di tutto, insomma, scherzare tra virgolette o lasciare aperti interrogativi su questi, beh, crea una grande preoccupazione, perché oggettivamente guardando proprio al soldo ci sono persone che si sono viste raddoppiare pari pari la rata di un mutuo, sì, e tu capisci che in un periodo storico come questo, soprattutto la casa, poi vedi l'Italia fondamentalmente il paese più che viene penalizzato maggiormente per un motivo, perché ha un sistema di microimprese che proprio lavorano e stanno in piedi proprio per i rapporti dei finanziamenti che hanno con le banche. Se tu vai ad alzare i tassi in quel modo, beh, rischi oggettivamente che... Ma non c'è dubbio che per l'Italia è un grande problema, e peraltro lo stesso governatore di Banca Italia, Risco, insomma, l'ha detto, quindi adesso al di là degli esponenti politici. Certo. Voglio collegarmi, come si faceva una volta nelle radio private, con l'onorevole Gubitosa, perché siamo costernati, ma non c'è modo di averlo anche in video. Eccomi. Gubitosa, la sento, diciamo, flebilmente. Bene, ecco. Anche questo, il digital divide, dobbiamo recuperare questo gap tra nord e sud. Io purtroppo sono in provincia di Avellino e ogni tanto mi salta tutto, e quindi con il digitale al sud ci sono cittadini di serie B. Anche su questo bisogna andare veloci e rendere i cittadini a livello digitale tutti uguali. Senta, le posso chiedere una cosa? Perché lei ovviamente ha dovuto saltare molti dei passaggi e dei temi. L'ho seguita tutta, dalla guerra al fine. Ecco, allora sulla guerra le faccio una domanda. Quando ha sentito le parole di Romeo ieri, insomma, è stato soddisfatto o no? Guardi, no, in realtà io non sono soddisfatto, perché in effetti il governo continua a prendere in giro gli italiani. Loro continuano a dire che sono uniti, ma in realtà lo vediamo, non sono uniti. E non è una questione di divisione oppure di identità dei partiti, è una questione di linea politica. Questo è un governo politico che dovrebbe essere unito, la Meloni dice che è unito, ma nella realtà noi sappiamo benissimo, lo vediamo in Parlamento, che è diviso, e poi ogni tanto viene anche fuori dal Parlamento e i cittadini se ne rendono conto. Ma sulla linea della guerra, se posso dire velocemente la linea del Movimento 5 Stelle, io voglio chiarire quello che rispondere alla Meloni che ha detto il Movimento 5 Stelle si ritiene fuori dall'Europa. Non è così. Il Movimento 5 Stelle si riconosce nel Patto Atlantico, si riconosce nell'Occidente, nell'Europa, ma quindi pur riconoscendosi nel Patto Atlantico ha espresso immediatamente pieno sostegno all'Ucraina dal primo momento, dal primo giorno. È stato contro l'attacco della Russia senza sì e senza mai, lo siamo ancora fortemente, però siamo contro la linea dell'Europa e dell'Occidente che sta usando sulla guerra. Allora aspetti. Quindi no, dottore, una cosa voglio dire. Stare nel patto atlantico non significa essere schiavi di una linea che arriva e la Meloni col cappello in mano dice sempre sì. Dice sì all'Europa sull'austerità, dice sì a inviare armi senza invece dare una linea. Noi siamo contro la linea anche dell'Italia in Europa di essere genoflesso sulle posizioni dell'Europa e senza che dice la sua cosa. Sulle posizioni americane, posso? Avete votato per 4 mesi allineati e coperti. Non è vero, poi anche è come no? Aspetta che sentiamo la risposta. Da febbraio, agosto 2022 avete votato allineati e coperti, allora, facendo una delle poche cose. Ecco, un attimo, facciamolo rispondere perché al telefono. Sulla linea NATO sono d'accordo sul fatto del 2% delle spese militari. Un attimo solo. Parte dell'accordo. Scusate, siccome capisco che l'onorevole Gubitosa è svantaggiato
perché è al telefono. No, facciamolo rispondere. Dottore, non si prego. Preoccupi. Allora, chiariamo questa cosa. Anche la balla che abbiamo votato per 4 mesi, per 6 mesi l'invio, è una balla. Ah, noi, sì, è vero. Un voto abbiamo fatto, lo abbiamo fatto, anche se con sacrificio, perché riteniamo che sia giusto sostenere un popolo che deve esercitare la sua legittima difesa, così come è previsto anche dalla Carta delle Nazioni Unite, e quindi abbiamo votato una volta sola, dopodiché non si è votato più. Una volta il decreto, poi avete votato le varie risoluzioni. Aiuti militari, vi faccio finire, per sono i collegamenti. Aiuti militari e armi da difesa. Dopodiché abbiamo detto, attenzione però, noi non vogliamo un'escalation militare. Cosa significa? Che dopo quel voto lì, noi speravamo che ci fosse anche un'apertura di negoziati seri, che portassero alla pace. Invece c'è stato solo un'escalation militare. E che significa? Armi sempre più potenti, missili che vanno sempre più lontano. Oggi si parla di caccia e la cosa più grave è che la Meloni, quando è tornata dall'Europa, non ha escluso l'invio delle nostre truppe. Ha detto soltanto che per il momento i nostri soldati non partono, non è sul tavolo questa decisione. Che ciò significa che un domani i nostri soldati potrebbero andare a combattere questa guerra. Sì. Ebbene, noi siamo per la linea di aprire negoziati seri, perché riteniamo che questa guerra non si può vincere militarmente sulla Russia, non si può andare a vincere a posta contro Putin. Quindi è d'accordo con Romeo, è lo stesso intervento di Romeo. È lo stesso intervento di Romeo. Guardi, io non lo so se questo è lo stesso intervento di Romeo. Le sto solo dicendo che il Movimento 5 Stelle è coerente con questa linea. Se la maggioranza dice di essere combattuta e poi non lo è, sono problemi loro. Allora, fermiamoci. Così come hanno mentito anche sul super bonus. Avete anche parlato di super bonus. Dottore, io ieri ero in piazza con le imprese che sono a Roma del super bonus. Le do una notizia importante che può far fare una riflessione al suo studio. Tantissimi imprenditori mi hanno avvicinato e mi hanno detto: abbiamo fatto un grande errore, abbiamo sostenuto alle elezioni la Meloni, perché i suoi parlamentari hanno sempre detto che avrebbero rafforzato il superbonus. La Meloni ci ha tradito. Ecco, la notizia è che tante delle persone in piazza ieri, che erano a fianco a me e a fianco al Presidente Conte, in prima linea, con i cartelloni in mano, sono stati delusi dalla Meloni, perché hanno votato la Meloni pensando che avrebbe immediatamente rafforzato. Allora, aspetti, scusate un attimo. Il problema di linea. Chiaro. Io non ho, però posso. Erano in piazza per il super bonus erano in piazza ieri. Avellino per il super bonus, no, non per il reddito? No, credo si riferisse alla manifestazione a Roma, non credo. A Avellino dove c'è l'impresa. A Roma, ieri. In piazza. In piazza a Roma, sì, sì. Nel vostro servizio. Posso? Allora, devo bloccare tutto. Adesso poi ci saranno tutte le repliche a quello che ha detto Gubitosa. Arriva Paolo Sottocorona, davanti al quale noi ci tacitiamo completamente. Magari. Ciao Paolo. Buongiorno. Allora, abbiamo un po' di nuvole sull'Italia, niente piogge. Qualcosa potrebbe arrivare da questa perturbazione che si affaccia dall'Atlantico, ma non subito. Infatti per oggi abbiamo come situazione prevista in tutta la giornata qualche debolissima pioggia, il verde sono piogge quasi inconsistenti e se no ci sono anche ampie schiarite. Domani abbiamo una situazione simile, solo che al nord, in Liguria, sulle zone alpine, forse appena qualche precipitazione, nevosa sulle Alpi ovviamente, ma sempre di piccolissima quantità, al centro-sud sostanzialmente nulla. Venerdì quella perturbazione diciamo che passa al di là delle Alpi, però sull'arco alpino per venerdì qualche precipitazione di una certa consistenza, ovviamente nevosa, ci potrebbe essere e questo non è male. E poi qualche debole pioggia in Liguria. E parliamo di pioggia, parliamo di acqua. Oggi è la giornata mondiale dell'acqua e vi vorrei segnalare questa iniziativa dell'Oxfam, come al solito i nostri sms al 45593, perché un quarto della popolazione mondiale non ha accesso ad acqua sicura, metà della popolazione mondiale ha dei problemi proprio con la qualità dell'acqua, il che significa anche non ha accesso ai servizi igienici adeguati, quindi ci sono malattie infettive, colera, tifo, varie altre malattie che provocano la morte di 700 bambini al giorno, significa uno ogni 2 minuti.
Quindi mentre vi faccio le previsioni del tempo, sicuramente è morto un altro bambino perché non ha accesso all'acqua. Quindi uno, serve l'acqua, e due, serve l'acqua sicura. L'Oxfam di questo si preoccupa. Con i nostri 2 euro si possono potabilizzare 200 litri d'acqua. Certo, dove non c'è l'acqua e manca, bisogna anche portarla. Quindi questo sforzo riguarda tutti, riguarda le popolazioni della Siria, dell'Etiopia, della Palestina, dell'Ucraina, dove ci sono milioni di persone che non hanno accesso all'acqua. Il nostro piccolo aiuto, 455-93. Grazie. Grazie a Paolo Doppio, grazie a Oxfam. Qualche minuto e torniamo qui. Allora facciamo così, sempre considerando che Gubitosa è al telefono, quindi magari poi c'è un problema di sentire le battute, di sovrapporre le voci. Siccome volevo anche andare avanti perché dobbiamo parlare di un'altra questione molto importante per, diciamo, l'economia e il buon nome dell'Italia nel mondo, credo che era Borselli volesse chiedere qualcosa a Gubitosa. È lecito chiaramente che Gubitosa debba difendere con le unghie, con i denti, questo super bonus, raccontandoci la storia della piazza con tutti i delusi a dire perché abbiamo votato la Meloni che ora ci toglie il super bonus. No, semplicemente il governo deve andare a mettere una pezza rispetto a quella che è stata una misura non gratuita, ricordiamolo, come è stato detto, non con un costo altissimo, ma che assolutamente non era gestibile, non deve essere portata avanti. Il governo sta lavorando in questo. Alla Gubitosa, il governo sta lavorando. Infatti, che racconta la Meloni. Ma non lo racconta la Meloni, è un dato di fatto che sia stato fallimentare fin dall'inizio. Ma è costato il super bonus? Allora lei dice che costa tanto. Mi dica quanto è costato il superbonus. No, io le posso dire. Noi stiamo parlando ora tecnicamente. No, aspetti. 40 miliardi, esatto, ora non volevo dare 2 una cifra. 2,5 ufficio parlamentare di bilancio. Non stuzzicare su queste cose perché non passi. Il costo. UPB, 2,5 di deficit. Semplicemente. Però non fa parlare. Lei dice che costa tanto e non sa quanto costa. Poi Gubitosa, no, ferma. Come no, volevo dare. Aspetti, no, questo. No, però così non riusciamo a fare un passo avanti. Allora, vi prego. No. Allora, aspetta. Però posso fargli una preghiera? Domanda secca o riflessione secca e poi sentiamo Gubitosa, perché sennò nel ping pong non capiamo. Prego. Se oggi il governo chiaramente ha deciso di mettere mano a una misura con del super bonus, è perché oggettivamente il costo era ma non è che era elevato, era insostenibile rispetto a quello che avrebbe potuto dare, perché non si può dire che tu fai un lavoro e lo Stato te lo rimborsa ancora più di quello che costa. Lo capisce che è una cosa che non può funzionare. Allora sentiamo Gubitosa. Gubitosa, allora, prego. Queste sono falsità e dimostra anche l'ignoranza sia dei partiti che degli opinionisti quando parlano di superbonus. Non sanno quanto è costato. Perché allora, il superbonus è costato nella sua totalità 65 miliardi. Quando sentite che dicono che ne è costato 120, 130, 140, oppure sentite di truffe miliardarie, sono riferite a tutti i bonus. Sì, tutti i bonus edilizi, sì. Ma però non è costato 60 miliardi, Gubitosa, non può dire questo. Ma non è costato 60 miliardi. Solo un attimo. Ma non è costato 60 miliardi. Solo 100 milioni hanno riguardato il superbonus. Ma detto questo, nessuno poi va mai a dire che dei 65 miliardi che è costato il superbonus, circa 45 sono rientrati allo Stato tra tasse indirette e dirette. E nessuno dice che i soldi del superbonus lo Stato li tira fuori in 5 anni. Quindi ha senso, è costato 5 miliardi di euro all'anno. Quando si dice che ha fatto risparmiare poco, ricordo agli ospiti in studio che ha fatto risparmiare 1 miliardo di metri cubi di gas, che ha fatto risparmiare con lei. Però scusate, adesso devo mettere uno stop al super bonus. Oggi l'Europa, Gubitosa. Oggi l'Europa ci dice di fare il super bonus. Gli altri paesi in Europa faranno il super bonus. Allora ce lo chiede l'Europa. Posso? Devo mettere. Gubitosa. È fondamentale. Devo mettere uno stop, mi dovete perdonare. Cioè devo sentire l'amministratore delegato di Verona Fiere, che è anche presidente di AEFI, che è l'associazione, diciamo, delle fiere italiane. Buongiorno a Maurizio Danese, mi sente? Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, Danese, siccome non abbiamo molto tempo, ci siamo
giustamente prolungati col superbonus, che è un altro di quelli, di quelle questioni che divide, no? Le voglio chiedere, voi oggi presentate la 55esima edizione di Vinitaly, giusto? Stamattina? Sì, sì, sì. Ci fa capire in alcuni numeri perché è così importante questa rassegna dedicata al vino in Italia? Beh, noi oggi presentiamo una ricerca che evidenzierà proprio, cristallizza il mondo del vino in Italia, nel mondo, il vino italiano nel mondo. Nella bilancia commerciale italiana, nostra, siamo a più 1,74 miliardi di euro ed è confermata la prima in assoluto delle 4A, quindi tutto quello che riguarda l'abbigliamento, l'automazione, l'arredamento e l'alimentare. Ed è verificato anche che ogni punto di incremento all'estero che il vino fa, dopo due anni si trascina anche il mondo agroalimentare italiano, il Made in Italy, con lo 0,8% in più. Quindi sì, direi settore molto significativo e molto strategico per il nostro Made in Italy. Mi dice due cose che sono importanti. La prima è un fiore all'occhiello del nostro export. Quali sono i paesi verso i quali esportiamo più vino? Beh, il paese più importante sono gli Stati Uniti, con il 23% del mercato dell'esportazione italiana, che tra l'altro quest'anno è cresciuto in maniera importante, un più 10%, in volume, cioè in volume ma non in prezzo, ma non in volume di prodotto. Perché purtroppo ricordo che molti incrementi di prezzi sono stati fatti, l'aumento del prezzo non è a valore, ma non è a valore come valore aggiunto, ma è per recupero di costi che sono stati molto importanti in questi periodi. Sì. Il secondo mercato è la Germania, il terzo mercato è l'Inghilterra. Tutti i mercati che sono cresciuti bene, ma in valore, ma non in volume. Senta, e i consumi interni come vanno? Molto positivi, l'Italia è il mercato di riferimento del vino italiano, ricordiamo che il valore di vendita del fatturato del vino italiano sono circa 16 miliardi, dei quali 7,9 vengono esportati, il resto sono consumati nel nostro mercato. Quindi molto molto positivo ed in crescita. Le chiedo un'ultima cosa, intanto ricordo che Vinitaly è dal 2 al 5 aprile, per tutti gli appassionati, per gli addetti ai lavori, 2-5 aprile, giusto Presidente? Dal 2 al 5 aprile Vinitaly The City dal 31 marzo al 3 di aprile, che insomma, è il momento dedicato per i wine lover. Comunque avete giustamente allungato questo periodo perché il vino è molto importante per l'Italia. Le chiedo ancora una cosa, lei è anche presidente delle Fiere Italiane, dell'Associazione delle Fiere Italiane. Dopo diciamo il periodo nerissimo del Covid, qual è lo stato di salute delle Fiere Italiane? Ma diciamo che il 2022 si è chiuso verificando che le fiere sono tornate ad essere il luogo di aggregazione, di incontro tra la domanda e l'offerta di fatto. Il 23 si preannuncia ad essere un anno di totale recupero per poi puntare alla crescita del 2024. Proprio ieri abbiamo, come associazione AEFI, assieme all'altra associazione CFI, abbiamo modificato gli statuti delle rispettive società per associazioni per diventare poi un unico interlocutore a livello nazionale nel mondo fieristico. Quindi credo che anche da parte delle fiere ci sia la consapevolezza che l'Unione fa la forza e che il sistema italiano si deve unire per cercare di essere sempre più importante nella promozione del Made in Italy nel mondo. Ecco, sarete un interlocutore unico anche che quando ci sono i tavoli governativi andrete come unico soggetto. Questo non è di poco conto in un'Italia molto frammentata, ha fatto bene a sottolinearlo. Allora Presidente, faccio molti auguri tramite lei naturalmente a Vinitaly, e poi magari più in là quando ci sarà Vinitaly, come facciamo spesso durante l'anno con i grandi appuntamenti italiani, magari ci collegheremo direttamente con Vinitaly. Grazie e buon lavoro. Grazie, vi aspettiamo tutti a Verona. Grazie, arrivederci. Grazie. Onorevole Perfido voleva dire qualcosa. Assolutamente, questo torna anche con quello che abbiamo detto prima, la questione dell'acqua, la tutela del nostro territorio. Noi dobbiamo intervenire anche per salvaguardare una filiera come quella del vino, che è una delle più importanti. E lo so anche perché, insomma, nel Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Pordenone, c'è la capitale mondiale. Dove ci sono vini straordinari anche lì, come un po' in tutta Italia. E poi c'è anche una tradizione particolare, che abbiamo proprio le radici del vino, le barbatelle. Siamo capitale mondiale delle barbatelle. E quindi tutta questa filiera deve essere tutelata. Da cui si sviluppano le viti, per capirci, no? Perfetto. Ecco. Proprio dobbiamo tutelarla proprio anche per questo Made in Italy, che deve essere riproposto sempre in modo più innovativo, affascinante, per quella cultura del prodotto buono, di qualità, che deve essere apprezzato in tutto il mondo.
una chiosa, confido che anche il ministro e gli irlandesi siano invitati a Vinitaly, insomma. Lo sappiamo, perché poi noi ne abbiamo parlato diffusamente delle raccomandazioni che gli irlandesi mettono sulle proprie bottiglie di alcolici. Lo consumeranno molto, però continueranno con la perversione. Torno un attimo da Gubitosa, faccio sentire l'intervento. C'è, a proposito di 5 Stelle, l'onorevole Vittoria Baldino che sta parlando alla Camera. Sentiamola. Ci siamo generosi da questo punto di vista, ci fa piacere che lei apprezzi il nostro lavoro. Concluda. E saremmo anche felici che lo portasse avanti, concludo Presidente, può portarlo avanti sul tema della riforma del regolamento di Dublino, sul tema dei ricollocamenti, spiegando ai suoi partner che non servono muri e fili spinati, ma c'è bisogno che sugli arroganti nazionalismi dei suoi alleati vinca la solidarietà europea, l'Italia quindi abbandoni. Allora, ho dovuto bruscamente tagliare a Baldini, abbiamo pochi minuti, torno da Gubitosa. Dando però una notizia, perché c'è stato un nuovo attacco di hacker russi nei confronti di siti italiani oggi, in particolare coinvolti il Ministero dei Trasporti e poi anche l'azienda per il trasporto pubblico romana, l'ATAC. Ci sono indagini da parte della polizia postale, però gli hacker russi hanno rivendicato questi attacchi in Italia. Insomma, ci dovremo ai noi abituare sempre più a questi attacchi e potenziare la cybersicurezza. Quando rivendicano, in genere non sono mai, è qualcun altro. Non lo so, io do conto di queste notizie. È un mondo Gubitosa, prima quello. Di salutarci, perché purtroppo ha parlato poco e vi audio, voleva intervenire su qualche altro argomento che abbiamo trattato? No, guardi, se posso, concludo il discorso che stava facendo la collega Baldino. Prego. Anche sui migranti. Ha visto la Meloni cosa ha fatto? Cioè, ha parlato sempre di blocco navale, la propaganda, non devono partire, blocchiamoli, e poi con il governo Meloni gli sbarchi si sono triplicati. L'anno scorso, a parità di tempo, erano sbarcati in 15.000, quest'anno con la Meloni 40.000, e finalmente anche la Meloni fa un passo indietro sul blocco navale e capisce che il problema si supera se superiamo Dublino e se l'Europa in maniera strutturale divide in proporzione i migranti che arrivano in Italia. Se uno sbarca in Italia, sbarca in Europa, che era quello che aveva avviato Conte in maniera informale. Posso chiederle una cosa? Posso chiedere una cosa Gubitosa? Voglio chiedere una cosa Gubitosa. Ma è evidente come il Movimento 5 Stelle anche ha dimostrato, no? Io credo. Cioè, una cosa è essere all'opposizione, una cosa è governare, ma vale per tutti, o no, Gubitosa? Però è una cosa prendere in giro gli elettori, perché se parli di blocco navale e poi alla fine ti rendi conto che invece i migranti arrivano e non li Gubitosa, avete abolito la povertà da un terrazzino! Gubitosa, lei era su un terrazzino a dire che avete abolito la povertà! Ma settembre 2019, ma di cosa stiamo parlando? Dottoressa, faccia nome e cognomi, ma le risulta che io ero sul terrazzino a dire che avevo aveva... Beh, non era sopra... Non era lui, era Luigi Di Maio, sì. Io non ero... Io era non l'inizio della scissione. Non gridare nulla. Quindi vabbè, no, è giusto, no. Vabbè, eravate sotto con le bandiere, mi ricordo quella magica notte, la ricordo perfettamente. Deve dire bugie. Lei non ma non è una bugia, Gubitosa. Allora, i ministri stavano sul terrazzino. No, la bugia non la tollero. I ministri stavano sul terrazzino. Lei, Gubitosa, stava con decine di altri parlamentari sotto Palazzo Chigi con le bandiere, capitanati con la regia di Rocco Casalino. Eravamo lì, Gubitosa. Delle cose che non ha mai fatto. Io le voglio bene, ma eravamo tutti lì. Allora, voglio chiudere così. Ma lo deve dire che ha posso, chiudo così. Io spero che anche Gubitosa, io lo prendo l'impegno, anche Gubitosa, la prossima volta deve essere qui in studio, così non abbiamo problemi di audio, di video e di collegamento. L'aspettiamo, diciamo, per la prossima volta in studio, Gubitosa. Un flash, ho bisogno proprio di un flash. Siete coscienti che sui migranti questo vertice europeo probabilmente non porterà grandi decisioni o no? O vi aspettate qualcosa di più? L'Europa non è nota per prendere decisioni drastiche e immediate, però già averlo messo sul tavolo, e su questo il Presidente del Consiglio Meloni, devo dire, è veramente apprezzata a livello europeo, è una cosa importante. È un tema sui quali interverranno tutti i leader europei, perché hanno capito che l'Italia non può essere lasciata sola perché è un problema europeo. Già questa è una cosa importante. La decisione la prenderemo
appena Beh, ci vediamo come andrà accorta, questo vertice. No? Quando la von der Leyen, insomma, a questo punto è intervenuta e ha detto si era accorta, ha preso un impegno. Poi lo vedremo dopo come si concretizzerà. Dopo Cutro, la lettera della Meloni ha fatto sì che venisse posto ragazzi, come priorità delle politiche europee. Non lo so, europee. Io se non vedo non credo, per permettermi così. Scusate, devo andare da Mirta. Sì, ciao Mirta, buongiorno. Buongiorno Andrea. Allora, bene, diciamo che c'è stato un gran caso politico Lega ieri in Parlamento. Noi stiamo cercando Massimiliano Romeo, speriamo di collegarlo a breve, ma intanto c'è già un segnale particolare questa mattina. Sui banchi del governo non ci sono esponenti della Lega, mentre alla Camera diciamo si replica l'informativa di Giorgia Meloni con tutte le reazioni che seguono. Noi avremo anche in diretta collegamento con la Camera per ascoltare la replica di Giorgia Meloni a tutti i vari interventi. Avremo anche l'intervento di Conte, che si è atteso come incendiario, l'unico vero partito che si schiera sul fronte pacifista. Oggi peraltro da noi arriva anche Marco Travaglio col suo Scemi di guerra, un vero e proprio manifesto pacifista. Quindi saremo sul tema guerra, anche perché ci colleghiamo con l'Ucraina, con Lorenzo Cremonesi, perché sapete che la grande paura è l'arrivo di armi di un uranio impoverito da parte dell'Inghilterra in Ucraina e l'escalation nucleare che già Mosca minaccia. Con noi molti ospiti, ma insomma il resto lo viviamo insieme fra pochissimo. Grazie, grazie Mirta Merlino. Adesso io non posso che salutarvi, ringrazio ovviamente l'onorevole Lo Perfido per essere stato con noi, ringrazio grazie a voi. Diciamo doppiamente l'onorevole Gubitosa perché è potuto essere con noi ma soltanto in collegamento telefonico come si dice e lo aspettiamo qui in studio la prossima volta, grazie a Claudio Fusani, grazie a Guarda Borselli, grazie a noi ci vediamo domani in Imperterriti, stesso luogo, stessa ora, adesso vi lascio l'aria che tira, grazie. Thank you.